Ciao, oggi parleremo delle tipologie di storytelling, ma soprattutto della linea di storytelling. Se sei un content creator, non puoi assolutamente non conoscere le basi dello storytelling. Lo storytelling è la capacità di raccontare delle storie che possano rendere interessante il tuo contenuto. Ci sono molte tecniche da usare, ma voglio darti alcune informazioni che ti aiuteranno a capire quali scegliere e come gestirle. Il racconto di un viaggio ha di per sé una storia principale molto facile da seguire, quella del viaggio, appunto. La storia del viaggio è una delle varie tipologie di storytelling che puoi seguire per creare il tuo racconto. Esistono delle tipologie di storytelling ormai consolidate che puoi seguire senza troppa difficoltà. Quella cronologica, appunto il racconto di un viaggio, che inizia da un punto A a un punto C, magari passando per il punto B. Il racconto. Puoi raccontare, magari anche saltando nel passato e poi tornando al presente, quindi senza rispettare una linea cronologica, ma puoi raccontare una storia emozionante o utile. L'intervista. L'intervista ha la capacità di comunicare un contenuto grazie all'esperienza di qualcun altro. Il viaggio dell'eroe, molto utilizzata nei film, ma anche nei documentari, dove il soggetto principale sfida la natura o un antagonista, per risultarne poi il vincitore, o a volte anche no. Queste che ti ho appena elencato sono le più comuni tipologie di storytelling che puoi utilizzare per la realizzazione dei tuoi contenuti. Queste tipologie possono, anzi, dovrebbero essere utilizzate anche insieme, perché mischiandole riuscirai a ottenere un video molto più coinvolgente. Alcuni spettatori, per esempio, potrebbero essere più appassionati al viaggio dell'eroe, mentre altri agli avvenimenti in sé, altri ancora alle interviste. Più tipologie di storytelling riuscirai a usare, più punti di ancoraggio avrai con i tuoi spettatori. All'interno di ogni tipologia di storytelling devi sempre ricordarti però di usare al meglio la linea di storytelling. Quello che andrò a spiegarti è come poter gestire queste tipologie di storytelling per renderle meno piatte. Prendiamo il caso del viaggio dell'eroe. Se ti raccontassi una storia dove Cappuccetto Rosso esce, attraversa il bosco, arriva dalla nonna, trova il lupo, aspetta il cacciatore che poi viene salvata. Cosa ci sarebbe di bello e di particolare in un racconto del genere? Potremmo dire che ha una linea di storytelling praticamente piatta. Nessuna attesa, nessuna riflessione o paura colpirà lo spettatore. Questa che ti ho raccontato è una tipologia di storytelling famosa, ma che non ti darà risultati aspettati. La stessa tipologia, ma con una linea di storytelling molto movimentata, sarà proprio la storia che tu già conosci. Ovviamente puoi già capire da te che tutti i momenti di suspense, attesa, scoperta, paura ti permettono di mantenere l'attenzione dello spettatore molto alta. Lo spettatore si sente così parte del racconto che cerca di completare la storia da sé e vedere se avrà ragione una volta arrivata alla fine. Quindi non importa sapere quali siano le tipologie di storytelling, ma occorre allenare la capacità di modulare il più possibile la linea dello storytelling utilizzato. Ci sono tre modi principali per essere sicuri di avere una linea sufficientemente mossa. I loop è qualcosa che si apre e poi si chiude a ciclo continuo. Durante il racconto devi aprire delle piccole storie che però non si chiudono subito. Storie parallele, frazioni di azioni che non verranno completate nell'immediato. La mente, scientificamente, è dimostrato che vuole chiudere le storie, quindi più ne aprirai, senza esagerare, più lo spettatore rimarrà a
a vedere per sapere la fine di queste storie. Ti faccio un esempio. Il cacciatore incontrò la bambina e le disse una piccola storia, ma disse anche che l'avrebbe finita di raccontare la sera, quando si sarebbero visti dalla nonna. Le scelte e le motivazioni. Spiega le motivazioni dei personaggi oppure fai comprendere le loro scelte passate e future. Gli spettatori tendono a impersonificare gli attori oppure tendono a disprezzarli, perché pensano completamente l'opposto. Raccontare le scelte e le motivazioni di qualsiasi cosa schiera lo spettatore nel bene o nel male e tende così a affezionarsi al racconto. Le emozioni. Ricorda queste emozioni: paura, amore, sofferenza, dolore fisico, malinconia, gioia, vittoria, fame, allegria, speranza e quelle che vuoi. Utilizza le emozioni ogni volta che puoi. Catturali con le immagini, rafforzali con la voce e la musica. Se non hai immagini con molta emozione, prova a portarla con un po', con un testo, ma solo in casi eccezionali. Le emozioni sono la cosa che crea i maggiori picchi nella linea dello storytelling. Immagina dei picchi altissimi per le emozioni positive, mentre dei picchi profondissimi per le emozioni negative. Non accostare mai due picchi simili, ma alternali. Anche cerca di dosarli, alti, bassi, medi. Prima di iniziare a girare un video, ricorda sempre di avere ben in mente le riprese che dovrai fare, le interviste da organizzare e le scene da integrare nel tuo prodotto finale. Sapere preventivamente cosa andrai a raccontare ti aiuterà moltissimo nell'ottenere una linea di storytelling varia. Io ti ho portato l'esempio di un video di viaggio o della storia di Cappuccetto Rosso, ma la stessa cosa vale per ogni contenuto video. Basti pensare agli spot pubblicitari. Sicuramente ce ne sono alcuni rimasti nella storia, non per il prodotto in sé, ma per come quei 30 secondi sono stati raccontati. Segui una o più tipologie di storytelling per impostare il tuo video. Inserisci loop, scelte o motivazioni e emozioni per rendere la linea dello storytelling quanto più mossa possibile. Con questo è tutto e ci vediamo nella prossima lezione.